Ma buongiorno, fratelli e sorelle rossonere, bentrovati, lo so, sono stato via qualche giorno, non ho fatto qualche video, però ragazzi ero un po' impegnato, ho avuto davvero da fare, sono stato fuori città, poi comunque ho avuto l'impegno con mia figlia che doveva girare comunque, stava girando un film, quindi mi ha impegnato diverso tempo. Non è mai capitato fino ad ora, non ho mai fatto mancare comunque la mia presenza, però non siamo delle macchinette, ragazzi, non siamo delle macchinette e capita anche a me e anche altre persone che fanno questo tipo di mestiere, insomma questo tipo di informazioni, purtroppo di doversi assentare, magari qualcuno più sfortunato per malattia, chi come me magari per impegni. Quindi sto bene, tutto a posto, ricominciamo da dove ci siamo lasciati, quindi ricominciamo col nostro Milan, ragazzi, e ricominciamo stasera da Chelsea-Milan, una partita non fondamentale, perché non è fondamentale ai fini della qualificazione, è ovviamente importante. Ieri sera hanno giocato Napoli e Inter, Napoli devastante, ragazzi, cioè io non ho guardato la partita, ma quando ho visto il risultato va bene che era l'Ajax, ma l'Ajax non è una squadretta da quattro soldi, comunque una squadra importante, è vero che ha perso dei pezzi pregiati, però rimane comunque l'Ajax, ma andare lì e fargli sei pere è tanta roba. Persino l'Inter ieri sera ha vinto col Barcellona 1-0, ripeto, io non ho visto le partite, ho visto solo i risultati e sono rimasto veramente sorpreso da quello che ha fatto il Napoli. Napoli deve stare, Napoli è una macchina da gol, ragazzi. Il Napoli è una macchina da gol, è una macchina da gol e fa paura, ma secondo me questa cosa si riflette anche sul campionato. Io ve lo dico, è una mia sensazione. Ma quello che interessa a noi, ovviamente, ragazzi, è stasera, la partita di stasera. Non ho sinceramente paura del Chelsea. Non ho paura del Chelsea, certo è chiaro che le squadre in difficoltà con noi risorgono sempre, no? Lo sappiamo. Non mi fa paura il Chelsea, non mi fa paura il Chelsea perché noi comunque siamo il Milan, abbiamo le nostre qualità, è vero che abbiamo tante defezioni, e ribadisco, non ho paura del Chelsea, ma non sarà una partita facile, questo è ovvio, a causa soprattutto delle defezioni e del fatto che giochiamo a casa loro. A me sinceramente mi va bene, sono contento per la vittoria, ma mi accontento tra virgolette anche del pareggio. Non contemplo come sempre la sconfitta, anche se non ne farei un super dramma, mi girerebbero le balle, chiaro, come anche a voi, però non ne farei un super dramma, quindi speriamo bene. Poi ovviamente più tardi, se ho aggiornamenti, ve li dico, perché riprendiamo con i nostri tre video al giorno e cerco di tenervi sempre aggiornati, però io voglio sapere anche la vostra opinione in merito, cosa ne pensate di questa partita, come la vedete. Insomma, per me è una partita non dico complicata, però non è facile affrontare, vediamo come andrà. Intanto per quello che concerne un po' di mercato, come sempre che vi butto dentro, vi ricordate che abbiamo parlato anche di Terracciano come sostituto eventuale di l'anno prossimo di Magic Mike, no? E purtroppo Terracciano rinnova fino al 2025, quindi bye bye Terracciano, non ne facciamo un dramma, però sarebbe stata una buona occasione sicuramente, non ne facciamo un dramma perché sono i portieri, non è facile trovarli bravi, non è facile trovare quello che bravo che è disposto a fare poi il secondo portiere, questa è la cosa più complicata, è la cosa veramente più complicata che sì, bisogna provare a fare, però il Milan sa fare bene il suo lavoro, i dirigenti sanno fare bene il suo lavoro e speriamo che trovino una quadra anche in questo. Io intanto, ragazzi, vi auguro buona mattinata, sempre forza Milan, ci sentiamo più tardi col nostro mitico e sempre aggiornato, adieu.